Ciao, benvenuti su Glamissima, il primo portale italiano di recensioni di calze, collant e abbigliamento femminile. Io sono Simona, oggi vi voglio parlare di queste calze autoreggenti, Mary Style, tedesche, che mi sono arrivate tramite Amazon. Per ulteriori informazioni, voleste poi acquistarle dopo la mia recensione, qui sotto trovate il link dove poterle acquistare. Ma andiamo a vedere subito la confezione, che anche in questo caso si presenta integra, intatta, ben chiusa, ben confezionata, un cartone anche in questo caso molto spesso, con all'interno la calza nel suo sacchetto di nylon. A differenza di altre calze che abbiamo recensito, questa confezione si apre normalmente, quindi non c'è nessun sticker che lo tiene chiuso e quindi la possibilità in questo caso di essere anche aperto da estranei, ma nel mio caso non è successo. Andiamo ad aprire la confezione, dove anche in questo caso autoreggenti. Il sacchetto contiene anche, per quanto riguarda un'igiene, la calza. Sono di un colore fumé, che in realtà più che fumé mi sembrano un pochettino tendente al marroncino più che il grigio. Anche in questo caso una balsa che richiama il motivo dei fiori, e di solito le balse autoreggenti sono quasi sempre a motivo floreale. Infilando la mano possiamo all'interno possiamo vedere questa rete che al primo impatto sembra un po' cortina, questa calza, anche se sarà circa una terza quarta anche in questo caso di piede, però per vedere effettivamente l'effetto che fa dobbiamo indossarlo. Tra poco un nuovo outfit per questa calza. Questa volta sono partita al contrario, se vogliamo. Prima di farvi vedere com'è l'outfit completo, volevo farvi vedere come vengono indossate queste autoreggenti. Devo dirvi la verità, io normalmente con le autoreggenti, per quanto riguarda le calze a rete, sono sempre un pochettino così, sto un po' sulle mie, perché ho sempre paura che in qualche modo la rete stessa, se non è più che morbida, possa creare fastidio alla gamba. E poi trovo sempre che dovendo indossare l'autoreggente con quella che è la cucitura praticamente nella parte retro, la punta e quindi in particolare la cucitura venga messa storta, per cui dia fastidio a quello che è il piede. Ma proviamo subito a vedere se in qualche modo viene confermata quelle che sono le mie idee sulle calze a rete, oppure no, indossando appunto questa calza che, devo dire la verità, appena la si indossa e quindi appena la si tira su, sicuramente la rete è una rete molto morbida, quindi non troppo fasciante a livello di gamba, per cui lascia anche una mobilità nei movimenti, anche piegandola e allungandola. Appena indossata, insomma, sembra che la calza non cada, quindi morbidezza assoluta per quanto riguarda la rete. E poi questa fascia che è più corta, logicamente, forse una taglia, no, direi che la taglia può essere perfetta, una fascia che prende bene la parte della gamba. In questo caso abbiamo all'interno anche qui due strisce di silicone che permettono di tenere meglio su questa fascia, che, come vi dicevo, fumé, ma in realtà ha un colore che il grigio tende un poco al marroncino. Per cui vediamo come può essere indossata, con che tipo di abbigliamento. Come potete vedere, questo è il primo outfit che indosso, ho scelto di indossare per queste calze. Lo ricordo, autoreggenti, sono di rete, sono color fumé. Ho una scelta un po' alternativa, se vogliamo, che può essere sbarazzina, quindi portata in qualsiasi modo, ma allo stesso tempo può essere un abbigliamento che può andare benissimo anche durante tutta la giornata, sia per uscire con le amiche ma anche sul posto di lavoro. Come vedete, se fa freddo mettete anche questo questo colletto che si intona con questa maglia vestito, che tra l'altro è di Piazza Italia. Che dire, le scarpe che ho scelto sono delle francesine grigie con tacco largo e abbiamo questo plateau che ci rialza un pochettino, anche perché per tenere le scarpe col tacco tutto il giorno bisogna che siano comode. Queste calze autoreggenti, che sono, dicevamo, in rete, beh, potete vedere, intanto vi faccio vedere come sta la balsa,
come potete vedere prende bene la gamba e all'altezza giusta anche per un vestito non troppo corto e non troppo lungo, magari si intravede leggermente nel momento in cui vi piegate a prendere qualcosa, ma fa sempre la sua figura, anche vedere un pochettino la balza. E la particolarità, lo vedremo tra poco, e la consistenza è quello che risulta essere anche nel piede, come ce lo sentiamo. Rimanete lì perché cambiamo anche abbigliamento. Il secondo abbigliamento che ho scelto per indossare queste calze, vi ricordo, sempre autoreggenti color fumé, una marca tedesca che poi andiamo a ricordare, è un abbigliamento un pochettino diverso rispetto a quello precedente, anche se possiamo sempre vederlo come all'interno di una giornata lavorativa. Mentre quello di prima poteva essere il lavoro, quindi stando seduto anche a una scrivania o comunque in un ufficio, molto più pratico. Se invece dovesse andare a degli appuntamenti, sempre di lavoro, perché non indossare un tailleur, questo tailleur di Mixery. Come potete vedere c'era anche quei pantaloni, io ho scelto la gonna anche per una questione di praticità. Anche in questo caso vedete che non la balza autoreggente, non stringendo, praticamente non va a stringere quella che è questa gonna, che comunque è elasticizzata, per cui potete vedere che in qualche modo non segna quello che è la gamba. Che dire, le scarpe ho tenuto sempre le stesse, queste francesine, perché secondo me ben si adattavano a quello che era questo abbigliamento, un pochettino sportivo, un pochettino casual, ma un pochettino anche sexy se vogliamo. Però adesso vi porto con me a sederci, a togliere la scarpa e vedere più nel dettaglio la calza come si confà alla mia gamba. Andiamo a vedere nel dettaglio invece adesso come queste calze Mary Style si prestano ad essere indossate. E già da un po' è che le indosso, come vi dicevo all'inizio, io non amo molto le calze a rete, in realtà devo dire la verità che sono veramente comode, hanno un tessuto che non graffia la pelle e anzi le rende quasi inesistenti, quindi anche in questo caso una seconda pelle. C'è poi la particolarità, come dicevamo, di questa balsa in qualche modo floreale, che non essendo un grigio ma tenente anche al marroncino, in alcuni casi si fa vedere e non vedere queste cose un pochettino soft, che poi lo sappiamo in una donna, insomma, cercano anche di attirare l'attenzione nel proprio uomo o di chi ci sta davanti, e quando poi abbiamo un appuntamento di lavoro noi siamo anche un po' maliziose in questo, e quindi una bella autoreggente ben portata, perché no, può anche aiutarci. Ma noi andiamo a vedere nel dettaglio come indossiamo, e quindi togliendo la scarpa andiamo subito a vedere che per quanto riguarda la cucitura, come potete vedere una cucitura che in qualche modo non è troppo ingombrante, non è troppo grande, non è troppo e neanche troppo piccola, direi che è giusta per il piede e per quella che è la lunghezza della calza, e è una cucitura ben fatta che non dà fastidio, nonostante insomma risulti essere poi molto a contatto con la punta della scarpa. In questo caso devo dire la verità, una sensazione solo un po' strana è quella che quando si indossano, prima di indossare le scarpe, quindi si sta un pochettino con i piedi per terra, piedi nudi, ecco, c'è il pavimento che un po' si appiccica alla calza. Probabilmente dovrebbe avere magari una sottosuola, ecco, un pochettino più unita, per dare meno la sensazione anche un po' di sudore. Ma sicuramente questo è un piccolissimo dettaglio, ma va benissimo così. Come vi dicevo, molto interessante a livello di gamba, vedete che fascia bene, ma nonostante sia a rete potete vedere che anche tirandola, insomma, è molto elastica e in qualche modo non lascia i segni sulla gamba. La balza, oserei dire che è perfetta,
come vedete tiene bene, abbiamo detto che ha due bordi in silicone che permettono di tenere meglio l'aderenza per tutta la giornata, un colore che mi piace molto, mi devo ricredere perché pensavo fosse un fumé molto più scuro, invece tendente un po' a questo marroncino grigio, ben si adatta e mi piace perché poi secondo me quando si ha anche un pochettino di carnagione scura e magari si è preso anche un po' di sole, secondo me questi motivi floreali risaltano anche molto bene sulla pelle. Quindi per concludere, direi che è un'ottima calza, un buon rapporto qualità-prezzo, devo dire anche per quanto riguarda la taglia, per me è una taglia giusta, una terza quarta, una calza in questo caso tedesca. Come sempre vi consiglio di leggere quelli che sono, diciamo così, i consigli su come mantenere al meglio una calza o comunque un abbigliamento intimo. Io che sono amante delle autoreggenti vi voglio dare un altro consiglio, mi sento di dispensare consigli. Per una lunga tenuta di una calza autoreggente, soprattutto la parte dedicata al silicone, potete, non dovete mai, e ve lo dico anche se ci sono scritte qua nelle istruzioni sulla scatola, mai lavarle in lavatrice, perché a parte potrebbero rompersi o in questo caso tirarsi anche i fili, ma sicuramente viene danneggiata la parte della balsa e quindi del silicone, quindi dopo un po' di tempo vedrete che il silicone inizierà a sbriciolarsi. Si può sempre utilizzare questa calza autoreggente, ma non ve lo dico qui, ve lo dico la prossima volta. Intanto vi invito a seguire Glamissima, a iscrivervi sul canale YouTube, a mettere il mi piace, naturalmente iscrivervi alla newsletter per avere tutte le informazioni, tutte le novità riguardo quelle che sono le indicazioni su calze autoreggenti, abbigliamento intimo. Per acquistare questo prodotto molto valido potete seguire il link che c'è qua sotto, naturalmente grazie ad Amazon. Io vi saluto e seguiteci e naturalmente vi aspetto. Ciao da Simona, ciao!